sembra concentrarsi sull'audiovisivo più che sul film, allargando il campo. Volevo sapere se oltre la sala avete previsto delle rassegne sui nuovi device, sui nuovi media, visto che le nuove generazioni apprezzano queste visioni. La seconda domanda per il Presidente: pochi soldi per grandi idee, una legge cinema innovativa. Che cosa si aspetta sul mercato? Quale sarà l'impatto, secondo lei, di questa nuova legge? Grazie. Quanto mi riguarda, la parte che riguarda me, poi lascio ovviamente la parola a Piera, ho in mente per il prossimo anno di iniziare in quella linea lì. Quest'anno ho cercato di concentrarmi il maggior, dare la massima attenzione sulla qualità dei film, e la varietà a cui lei fa riferimento è più nei confronti di altre forme di espressione artistica, la letteratura e l'arte, ma è mia intenzione sviluppare anche questo. Adesso che ho avuto questa conferma, è una delle cose che voglio fare. Ora lascio la parola a Piera. Per me è una domanda più difficile. Io quello che mi aspetto dalla nuova legge sul cinema è sicuramente una politica sul cinema, una politica sulla formazione. Credo che la cosa, al di là di tutti appunto i decreti più specialistici, diciamo, su cui non vorrei entrare adesso, che riguardano la distribuzione, eccetera, io mi aspetto che questo paese si apra alla formazione, all'immagine, perché quello di cui noi soffriamo è sostanzialmente questo. Lo dicevo prima, abbiamo un'invasione oggi, un'invasione anche molto importante di visioni, di immagini, di audiovisivo, che dobbiamo in qualche modo, su cui non possiamo chiudere gli occhi, che dobbiamo anche in qualche modo razionalizzare e rendere consapevole. Questo paese manca di formazione, manca sicuramente di una strategia di formazione all'immagine, quindi siamo, diciamo, un secolo indietro, e mantendo, non sono affatto, sono convinta che il mostrare il cinema italiano nelle nostre televisioni non sia solo quello che può sembrare, quindi il dibattito lo sapete, una visione, un'imposizione per decreto legge, ma credo che sia fondamentale per smuovere le cose. È successo negli altri paesi, se negli altri paesi c'è una, come dire, una percentuale di quota nazionale più alta, che si è conservata meglio, che è riuscita ad andare all'estero e a rendersi più internazionale, penso che questo sia dovuto da un lungo lavoro politico. Io mi aspetto che si aprano dei meccanismi, che si smuovano i meccanismi, che si faccia anche ordine e pulizia sul versante dei finanziamenti, del tax credit e di tutto questo. Quindi sono, direi, fiduciosa, molto spero che tutto questo si realizzi presto, però ripeto, per me il tema formazione, che abbiamo dimenticato quasi sempre, cioè per me quello è fondamentale.